E 9 e 4 minuti, ben ritrovate telespettatrici e telespettatori di Padre Pio TV. Abbiamo in collegamento Dino Tarantino, docente e pubblicista. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, è stato presentato qualche giorno fa, il 2 dicembre, a Paolo del Colle, in provincia di Bari, un libro. Si chiama, La spiritualità dei nostri avi nelle, orazioni popolari dialettali. Libro in realtà scritto da Carmela D'Achille, che lo vogliamo ricordare, in realtà è sua moglie. Sì, certo, e da anni conduce questa ricerca sul campo di recupero della tradizione orale. Questa volta Esatto. si è occupata delle preghiere, delle orazioni popolari in dialetto, e un bellissimo lavoro che appunto ci ha restituito queste preghiere che ascendono a tempi antichi, molto conosciute e che costellavano la giornata del buon cristiano. Lei ha contribuito a questa operazione, in realtà molto particolare, molto precisa, puntigliosa di Carmela D'Achille, anche con quella che è una sua prefazione all'interno del libro. In cosa è consistito esattamente questo lavoro e quali sono state, ma immagino, anche le difficoltà nel reperire questo materiale? Beh, questo lavoro è durato molti anni, perché non si tratta semplicemente di andare casa per casa a registrare, trascrivere preghiere, insieme anche la seconda parte del libro è dedicato alla paremiografia e ai modi di dire, le espressioni idiomatiche attinenti il sentire religioso. Si trattava di ricomporre un lavoro filologicamente abbastanza complesso questi testi, perché non sempre gli anziani ricordavano esattamente i testi, bisognava anche confrontarli, quindi c'è stato un lavoro di comparazione e di vero e proprio restauro di queste preghiere. E confronto anche con altre esperienze con altre zone, aree del paese. È un lavoro abbastanza complesso, difficile. Si tenga presente poi che sono in dialetto, quindi c'era anche il lavoro della trascrizione della dizione dialettale di queste preghiere, che di per sé stesso comporta un certo livello di difficoltà. E quindi, insomma, ha comportato molto, molto tempo, perché il dialetto è la tradizione orale. Di per sé stessa porta alla manipolazione, come dire, all'alterazione di alcune espressioni, di alcuni modi di dire, per esempio, un grandamento in dialetto, poi alla fin fine abbiamo capito che era il grande lamento. E così altre espressioni che bisogna capire, insomma, anche cosa si riferissero, o ricostituire l'integrità, anche la coerenza logica, filologica del testo. Insomma, ha comportato parecchio lavoro. Io poi su queste preghiere ho cercato di capire intanto a quando ascendevano. E con mia grande sorpresa, meraviglia, ho appreso che queste preghiere sono di antica pratica. Ascendono per alcune preghiere, naturalmente lo intendiamo per preghiere anche alcune formule, esorcismi. Altre espressioni della lirica popolare orale che noi comprendiamo sotto il termine orazioni. E vorrei Ah, per esempio, chiedere, sì. in questa operazione,
Qual è la percezione che avete avuto, ecco, rispetto al ruolo delle nuove generazioni? Nel senso, avete avuto magari un feedback, un ritorno rispetto, a queste orazioni che sono state qui effettivamente tramandate con le nuove generazioni? O secondo lei ci sono delle criticità anche per quanto riguarda proprio il passaggio di generazione in generazione di queste tradizioni? Beh, intanto c'è un vero e proprio salto, cioè di questi testimoni, questi informatori, per la maggior parte sono informatrici che ci hanno consegnato questi testi, ormai non vive quasi più nessuno, tranne qualcuno, insomma, ma la maggior parte sono morti. L'ho detto, ripeto, questa ricerca è stata condotta nell'arco di oltre 20 anni, 30 anni. Nel frattempo molti sono morti. Noi riportiamo nel testo, riportiamo i nomi delle informatrici e dei informatori e gli anni che avevano quando hanno riferito queste preghiere. Alcuni figli e nipoti ricordano quello che la nonna o la mamma o la nonna dicevano. Anch'io personalmente, che ho più di 70 anni, ricordo ciò che mia madre diceva prima di mettersi a letto, per esempio. Questa preghiera la ricordo, ma così quasi vagamente, ma non saprei ripeterla. La riconosco, l'ho riconosciuta, ma ecco, in genere c'è un salto. Queste preghiere ormai sono un documento di un tempo preciso. I giovani sono incuriositi, ma così come uno si incuriosisce vedendo un reperto del passato, qualcosa che è stato estratto dal sottoterra, insomma, ecco, un bene archeologico. Ecco. Sono incuriositi, ma ormai queste preghiere sono quasi del tutto scomparse, insomma, ecco, tranne nel ricordo di qualche discendente. Allora, io adesso, noi adesso andiamo in pubblicità solo per qualche secondo. Nel frattempo, poi per chiudere anche, ecco, questa intervista, la ringrazio nuovamente per questa preziosa testimonianza, le chiedo di ricordare magari se c'è stato un episodio particolare durante questa operazione di reperimento di questi fondi e se ha qualche orazione, qualche scritto che in modo particolare ci vuole lasciare, ci vuole ricordare durante questa puntata. Ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo qui. Eccoci qui, ben ritrovati, siamo ancora con Dino Tarantino, lo ricordiamo, il libro è La spiritualità dei nostri avi nelle orazioni popolari dialettali, casa editrice Gelsorosso. Abbiamo qualche secondo, con cosa vogliamo provare a salutarci? C'è qualche orazione che ha trovato e che magari vuole raccontarci? Certo, allora intanto mi ha chiesto un episodio e mi piacerebbe ricordare che questo lavoro di recupero sul campo ha interessato gli anziani, soprattutto per quanto riguarda il recupero delle preghiere popolari. Le racconto un episodio. Un giorno mia moglie si è recata alla casa degli anziani, questo signore era allettato e la moglie diceva: non può parlare, non può riceverti perché è molto grave, insomma, sta molto male. E se non che il marito ha sentito dall'altra stanza e ha insistito per far entrare mia moglie e per parlare. Insomma, stava molto male, ma questo anziano, quando ha cominciato a riferire, a ricordare, è come se fosse, anzi, è guarito, si è sentito, si è rialzato in piedi. E ha interloquito con mia moglie, quasi riavendosi, insomma, dal male che aveva. Tra le preghiere più diffuse vi sono quelle sono le preghiere della sera. Mia moglie ne ha recuperato 26 versioni della preghiera della sera. E il modulo, lo stilema più ripetuto, attiene a quelli che hanno un incipit, un attacco del genere: Mokol che madrmesh, cioè mi corico e mi addormento. Sì. Io questa mi piacerebbe ricordarla, insomma, questa è una versione numero 4 delle pene della sera, ve la recito, poi magari
il dialetto forse non è molto comprensibile, magari dopo la traduco in italiano. Mokol che madermesk, nanzac maddesk, a capo liet mi sta o venerdì, a piet sta sant piet, o questi tu dici a posto, a man che sta o spirito sant, che mi leve da nand, madonna mia bella, sta vestuta monachella, chi angio di dì, che la Vergine Maria, che bagno che sa dì, che bagno che sa notte, non mi fa un da mala morte, Gesù mio padre, Maria mia madre, gli angio mi so pariente, non mi pigli promiende, mi spoglie che mi avvoglie, il sangue di Cristo mi moglie, oggi è lunedì, domani è martedì, sorte mi arro in parte, di notte divino, vino in sonno, sorte mia e fortuna mia. Insomma, mi corico, mi addormento, non so se mi sveglierò, a capo del mio letto sta il venerdì, ai piedi sta San Pietro, al lato i dodici apostoli, a sinistra sta lo Spirito Santo che mi toglie davanti, perché potrebbe farmi morire. Madonna mia bella, sei vestita a monachella, con gli angeli di Dio, con la Vergine Maria, accompagni questo giorno, accompagnami questa notte, non farmi morire di mala morte. Gesù mio padre, Maria mia madre, gli angeli sono miei parenti, non mi preoccupo, mi spoglio e mi copro, il sangue di Cristo mi copre, oggi è lunedì, domani è martedì, sorte mia dove vai, di notte o divino, vieni in sonno, sorte mia, fortuna mia. Ecco. Beh, insomma, questa è una delle tante versioni aprite della sera. In genere sono attraversate da questa paura della mala morte, che sarebbe una morte in disgrazia di Dio, in peccato mortale, insomma, per cui tutti quanti chiedono almeno di essere, di morire confessati, comunicati con l'olio santo, cioè che una volta per essere in grazia di Dio. Grazie, grazie per essere stato con noi, Dino Tarantino. Ricordiamo nuovamente la spiritualità dei nostri avi nelle orazioni popolari dialettali, Gelso Rosso, casa editrice. E grazie ancora per questa preziosa testimonianza. Magari a risentirci o rivederci, perché no, in prossimi appuntamenti qui su Padre Pio TV. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata a tutti.